Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incronato su Yo-Kai Watch Wibble Wobble, video di sole pull per farvi vedere quanto io possa essere sfigato a pullare Yo-Kai in Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Praticamente, che è successo? Ho registrato questi video durante la scorsa settimana e non avendo la voce ho detto che non posso parlare, ma posso registrare comunque sia i video e pubblicarlo poi in seguito. Come sto facendo adesso, appunto, parlandoci sopra, registrandomi tutto quanto il resto. Il problema si presenta quando io vado appunto a pullare questi yokai mentre stavo giocando. Ho detto, vabbè, dai, qualcosa di bello uscirà. Sì, ma anche no. L'unica cosa bella che mi è capitata, la vedremo poi andando avanti nel video. La cosa che mi è piaciuta di più, nello schifo, è il fatto che io abbia trovato gli yokai che non avevo e quindi aggiungendoli appunto al medallium ho potuto ampliare la mia collezione e così sbloccare qualche missione di quelle particolari. E ora ad oggi, che è martedì, dovrei aver caricato oggi il video di Wibble Wobble dove faccio le pull di Urbonian. Sì, oggi l'ho caricato. E praticamente che è successo? Ho trovato roba buona e ho altre monete, tantissime ne ho da ancora da scartare, diciamo così, da spacchettare, ecco. E niente, insomma, ho mandato un po' avanti veloce tutta quanta la parte, tutto il processo, perché ho trovato davvero roba pessima, come state vedendo, insomma. E sinceramente non mi aspettavo che la slot Kai fosse tanto pessima. Inoltre ho due monete G. Una delle quali l'ho recuperata tramite la battaglia Popcorn, anche veramente tutte e due. O meglio, il video che dovreste aver visto oramai di Gibanian S, quello dove fondo Gibanian A con Gibanian D per fare Gibanian S, e ho due monete G. Una l'ho presa tramite la battaglia Popcorn quando raggiungi quasi 60.000 Popcorn e sali di rango. Tra 75 e i 100, e 100. Quindi lì prendi una moneta G rossa e Gibanian A oltretutto. Mentre un'altra l'ho presa quando ho fatto Dino Strugo a livello 50, che l'ho portato a 50, mi sembra di averlo già detto oltretutto, con le sfere sacre. E ovviamente ogni 10 livelli devi pagare per sbloccare il livello. Pagare i soldi del gioco ovviamente ormai, cioè, senza che lo dico. Comunque sia, devo scartare anche quelle e sto cercando di riportare due video al giorno. Se quella settimana scorsa, quand'era? La scorsa mi sembra, sì. Non ho portato due video al giorno perché Yo-Kai Watch Sushi, vabbè, lo dico sempre, è pre-registrato quindi basta che lo edito. Mentre gli altri video no. E quindi ci devo parlare per giocare, devo parlare, devo leggere i dialoghi, ma non avendo avuto la voce non ho potuto farlo. E se l'unica cosa che mi dispiace appunto è stato appunto trovare yokai che già avevo più volte. Voglio dire, per alcuni yokai quando devi fare certe missioni, tipo entra 3 volte in modalità delirio, io sto cercando di fare tutte quante 100 le stelline. Le prime 4 aree ce l'ho tutte quante con 3 stelline, tranne una che devo usare Gibanian D. Se no ce l'ho tutte quante con 3 stelline le prime 4 aree. Quindi proprio sto cercando di giostrarmi bene le tre modalità. Entra 3 volte in modalità delirio, ma porca miseria. Ah, io sono arrivato dopo il reame yokai. Praticamente, ho appena finito il reame yokai. Porca miseria, ma è impossibile entrare 3 volte in modalità delirio con un team che stanno quasi tutti a 50. La cosa buona è che avendo trovato Urubonian, avendo Ragabatrax, Avendorax, insomma, tutti quanti questi yokai nuovi che ho trovato, che non ho ancora allenato per fortuna, un po' riesco a gestirmela, ma se no è davvero davvero difficile cercare di entrare 3 volte in modalità delirio. È una cosa deleteria. Va bene, qui ho trovato Quietana, insomma, tornando al video, e le pull poke buonissime. Pull buonissime poke. Vabbè, più o meno poche buonissime si capiva lo stesso, dai. E niente! Oh, ora! Uno Shobunian! E non è finita qui. Mo' arriva il bello. Deve arrivare il bello, eh. Carica bonus, ok.
Abbiamo creato uno Shobonian. Vai, vai, vai col secondo Shobonian, zio. Io ho detto, ok, se è forte, mi aumenta l'energy max. Ma non è finita qui. Eh sì, perché c'è un terzo Shobonian. Tre Shobonian di fila, ma ti pare possibile? Posso capire uno. Uno non ce l'hai, va bene. Due, ti aumenta l'energy max, puoi utilizzarlo. Ma tre? Tre, no, dai. A questo punto stavo sperando, dammi anche il quarto. Così l'energy max arriva a livello 3. E invece no, rispiamma. Rispiamma si è rivelato molto utile, devo ammettere, durante la battaglia di Popcorn, quando devi fare bottino. E niente. Qui ho altre monete, le ho utilizzate tutte quante quasi un po' scazzato, perché vabbè, tanto non capiterà mai niente. Mentre le monete G, stavo dicendo, volevo finire questo discorso a dire il vero. Le monete G ti fanno capitare al 100% roba migliore di una cosa che non è. Di una moneta dello stesso colore. Sì, spiegamola bene sta cosa, perché io ho il discorso in mente, ma poi non lo capisce quando io... A pensare la cosa la penso bene, a spiegarla no. E chi mi segue da tempo questo oramai lo sa. Quindi devo rispiegarla due volte. Ad ogni modo, il prossimo video sarà quello... Quale sarà il prossimo video? Dovrebbe essere, se non sbaglio, quello dove pullo le monete G. Cosa esce dalle monete G. Ad ogni modo, Koji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione il link per Twitter e Instagram. E come sempre ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!